discorso. Proseguiamo la nostra intervista con una persona che è stata a Gioiosa Marea sindaco per oltre 20 anni a fasi alterne, vero? A fasi alterne. Bene, è il dottor Basilio Cusmà Piccione. Le volevo chiedere questo, io so che lei è stato anche lei uno dei promotori di questo progetto di Gioiosa Guardia, ne ha parlato durante la sua prima candidatura. Secondo lei che cosa è cambiato da allora ad oggi? Ma praticamente questo è stato un mio vecchio sogno e un mio vecchio progetto, che è ancora agli atti del comune. Cosa è cambiato? È il fatto che praticamente attualmente si guarda poco alle cose veramente importanti che hanno finalità come dire, sia turistiche sia di ricchezza culturale per il paese, e quindi bisognerebbe occuparsi un pochettino di più. Credo che fare un po' attenzione ai fondi europei e portare in porto una simile opera è importante, sia perché lo dice l'amico onorevole Ordile che è stato insegnato questa cosa, sia perché effettivamente è l'avvenire di Gioiosa, la prospettiva di Gioiosa. Noi non possiamo restare così ancora fermi ad azzoppate mentre abbiamo un patrimonio da poter lanciare e sviluppare. Questo è il mio rammarico. E si vede proprio, soprattutto appunto perché lei è stato per così tanti anni alla guida di questo comune. Quali suggerimenti vuole dare al sindaco attuale? Sì, intanto c'è la mia amicizia, credo, perché se no gli parlo amicalmente quello che penso, l'ho sempre fatto. Vorrei che il sindaco, diciamo così, potesse trovare questi canali giusti per arrivare al concreto, senza guardare a motivi di particolare, senza fermarsi a motivi gioiosani. Guardare proprio lontano, è importante. Questo è vero, è fondamentale. La lungimiranza in tal senso sarebbe più che propositiva, concorda? Concordo, anzi vorrei dire una cosa, è importante per me poi fare un discorso attuale. La strada d'introduzione di Caposchino. Io sostengo che essendo questa una strada del circuito europeo, la famosa Berlino-Palermo, trovare l'aggancio europeo perché venga riversata la strada in un nodo di sciocco, di una strada che parte da Berlino e finisce a Palermo, come avere i fondi europei che ci sono, è importante. Perché non è che riguarda il Gioiosa, riguarda diciamo, l'Europa, riguarda le comunicazioni in Sicilia. Tu pensi che Garibaldi passò da qua, dormì a parte e fece la battaglia di Milazzo, e il mio stimolo dobbiamo portarla a Bruxelles e dire, fargliela dire, batti il pugno sul tavolo, questo dobbiamo fare il Gioiosa, non stare a dire qua, fare aperta e chiusa qua, fare pettegolezze, in questo sindaco non c'entra niente perché sta lavorando pure bene, però guardiamo avanti.